Il vincitore del premio Pierre Saverio Tutino 2022 è Ado Clocchiati. È il diario di Ado Clocchiati a vincere il premio Pieve 2022. Il premio letterario agli scrittori per caso va all'epopea di un friulano nato nel 1883 e morto a causa della spagnola durante la Grande Guerra. Emergono la saggezza e la rassegnazione di un vinto che sa di non poter cambiare il proprio destino. È stato scritto in 2 anni durante la presenza di Ado al fronte. Ado ci racconta dall'interno la tragedia dello sfruttamento minorile. Difficile andare avanti. Perché i bambini vengono messi a lavorare in condizioni terribili. Maltrattamenti, fame e violenze fisiche erano quotidiane. Ma Ado diventerà un uomo fin troppo presto. Lavorerà sempre perché i genitori malati non riescono a provvedere alla famiglia. Più si rende conto della fragilità dei genitori, più il giovanissimo Ado si assume quasi il compito di tenere insieme i suoi cari, ma la speranza di restare uniti viene continuamente frustrata dalla mancanza di lavoro. Il legame con il padre diventa inscindibile, ma il rapporto di protezione reciproca via via si rovescia, perché diventa il più giovane a prendersi cura dell'altro. Per il padre, sfinito nel corpo e nella mente, si aprono le porte del manicomio. L'edizione di quest'anno del Premio Pieve era dedicata, nel momento in cui la guerra torna un tema dominante, ai cercatori di pace. Non a caso il premio Città del Diario, riservato ogni anno a una personalità nota al grande pubblico, è andato allo storico Andrea Riccardi della comunità di Sant'Egidio a Roma.